Salve, sono Andrea Rosati di Wide Automation e sono qui per presentarvi il nostro nuovo sistema di sicurezza che abbiamo sviluppato all'interno dei nostri laboratori, che va ad affiancarsi agli altri sistemi di sicurezza che già sono di nostra produzione: tappeti sensibili, bordi sensibili e bumper sensibili. Il sistema è costituito da delle telecamere, si basa sulla stereovisione tridimensionale. Il sistema praticamente va a costituire di fronte ad una macchina utensile delle aree virtuali generate praticamente dalla visione tridimensionale dell'oggetto. Queste aree possono essere statiche, cioè delle aree definite al suolo, oppure dinamiche, che sono delle aree virtuali che vengono costruite virtualmente attorno ad una testa mobile. Questa che vediamo qui nella nostra simulazione di laboratorio è praticamente una testa mobile. Inoltre, il sistema deve essere posizionato ad 1 metro di distanza dall'inizio dell'area virtuale, vera e propria. Ciononostante, comunque, anche nel primo metro esiste una forma di protezione a monitoraggio di questa area particolare, che comunque non è da considerarsi area di lavoro vera e propria. Le aree al suolo possono essere suddivise, come vedete qua. In questo caso, in questa simulazione, abbiamo fatto 3 aree virtuali statiche al suolo e c'è un'area dinamica attorno alla testa. Il sistema può avere fino a 3 aree statiche al suolo e 1 dinamica attorno alla testa, oppure 2 aree statiche al suolo e 2 aree intorno alla testa, concentriche, in maniera tale che io posso avere una situazione di preallarme e di allarme qualora la testa si avvicinasse all'operatore. E adesso andiamo a vedere un po' come funziona. In questa simulazione in laboratorio abbiamo associato il monitoraggio di ogni area, di ogni situazione di emergenza e o pericolo, a delle luci che vedete qua nel muro, associate appunto ad ogni area. Cominciamo a vedere come funziona. Un operatore entra in un'area monitorata dal sistema. Come entra? Immediatamente viene attivato l'allarme. Inoltre, come dicevo prima, abbiamo la situazione del primo metro di fronte alle torrette, dove esiste un monitoraggio particolare dato da quella luce verde che vedete là in quel semaforo. Praticamente, se io entro in quest'area, viene evidenziato la presenza di una persona qui, ma non è un'area di monitoraggio vera e propria. E questo vale per tutte le aree, pure la seconda area analogamente va a accendere l'allarme dell'area 2, la terza area accende l'allarme dell'area 3. Gli allarmi hanno una temporizzazione di 2 secondi dal momento in cui l'operatore scompare dalla scena. Inoltre, come dicevo, esiste un'area virtuale attorno alla testa mobile. Mobile nel senso che l'area virtuale si muove solidalmente con la testa, insieme alla testa della macchina utensile. In questa simulazione chiaramente non abbiamo la macchina utensile, quindi sarò io ad avvicinarmi alla testa ed evidenziare che scatta un allarme, ma se la testa si avvicinasse a me la cosa sarebbe identica. Ecco, come vedete io adesso mi avvicino alla testa mobile e vedrete accendere la luce rossa. Ecco. Altra funzione peculiare, anzi forse la funzione più importante di questa macchina, è la possibilità del tracciamento delle persone sulla zona monitorata. Per tracciamento cosa intendiamo? Allora, là ho una macchina utensile. Qualora l'operatore prendesse e salisse sopra la macchina per fare delle operazioni di manutenzione o qualsiasi altra operazione, il sistema è in grado di capire che questa persona è andata a posizionarsi in una zona di pericolo. Quindi scompare dall'area monitorata, entro nella zona di pericolo sopra la macchina, il sistema attiva un ulteriore allarme, che è quello indicato da quella luce gialla. Adesso faccio vedere come funziona. Io entro in un'area, chiaramente ho l'occupazione dell'area e, come dicevo prima, della barra di sincronismo o la luce verde praticamente. Poi simulo uno scavalcamento sopra la macchina. Faccio questa operazione, il sistema si è accorto che ho scavalcato e ho acceso la luce di tracking. Una ulteriore puntualizzazione sul discorso del primo metro, perché chiaramente essendo un sistema di visione ha bisogno di una certa distanza per poter inquadrare una scena, quindi chiaramente non potrebbe mai essere messo
a filo dell'inizio dell'area monitorata. Quindi ho bisogno di questo metro di distanza per poter costruire la mia situazione di aree virtuali. Comunque dicevo che il primo metro è comunque monitorato e non è comunque un'area di lavoro. Qui io posso passare velocemente per transitare in un'area, ma non posso rimanerci perché altrimenti il sistema viene, diciamo, accecato dalla mia presenza, le telecamere all'interno di questi oblò vengono accecate e non hanno più la possibilità di creare una visione in sicurezza. Quindi se io entro in questo primo metro e lo faccio vedere, subito allarmo il sistema, ma se persisto qui per più di 5 secondi, ecco, il sistema va tutto in allarme, cioè tutti gli allarmi sono alzati e il sistema comunque rimane in sicurezza. Posso temporaneamente transitare in questa zona, ma non vi posso permanere. Come dicevo, il sistema in divisione va a costruire un parallelepipedo virtuale. Ecco, immaginate un parallelepipedo che è alto 20 cm ed è 20 cm sollevato dal suolo. Questo perché 20 cm? Perché delle macchine utensili possono avere dei pedali per l'avviamento oppure ci possono essere dei sistemi. Adesso faccio vedere che se metto un oggetto più basso di 20 cm nell'area, il sistema non si allarma. Chiaramente quando entro viene allarmato. Ecco, il sistema è in sicurezza ma non è allarmato dalla presenza di un oggetto più basso di 20 cm. Se io entro con un pannello messo di traverso nell'area virtuale, chiaramente vado a cercare la visione delle camere e quindi potrebbe il sistema avere dei problemi di visione e quindi di sicurezza. Ma il sistema è fatto in questo modo. Io posso entrare velocemente, così come in area 1, perché comunque sia le torrette sono due, quindi quello che non vede una torretta lo vede quell'altra. Però per essere sempre in sistema di SIL 3, chiaramente io devo avere una doppia visione, quindi una limitazione al funzionamento prima di dare l'allarme per un occultamento della visione. Ecco, adesso farò vedere che entrando con un pannello di traverso e accecando la visione, il sistema inizialmente darà l'allarme nell'area dove sono entrato, ma dopo 5 secondi andrà tutto il sistema in allarme perché il sistema è in limitata visione. Ecco, io entro, viene attivato l'allarme, persisto per più di 5 secondi e il sistema va tutto in allarme. Quindi il modo giusto di entrare nella macchina con un pannello non è questo, bensì questo. Cioè non devo andare a occultare la visione delle camere. Quindi faccio vedere ora che entrando in questo modo io occuperò l'area virtuale numero 1, ma il sistema non andrà in allarme dopo i 5 secondi. Ecco, sono in area 1, posso persistere qui del tempo e il sistema è perfettamente funzionante. Il sistema prevede la possibilità fino a due operatori di entrare nell'area monitorata e di gestire le aree indipendentemente. Facciamo vedere che se un primo operatore entra in area, per esempio nell'area 3, attiviamo il relativo allarme sull'area 3. Ora io entrerò nell'area 1 e vedremo che accenderò l'area 1 e il sistema gestirà indipendentemente queste due aree. Ecco, come vedete si è accesa anche la spia 1, quindi il sistema in questo momento vede due operatori. Il sistema per funzionare ha bisogno di uno scenario, perché essendo un sistema di visione comunque ha bisogno, vede bene se ha del buon contrasto tra l'operatore e l'ambiente. Adesso non come in questo caso così complesso, perché questo è un ambiente di test, un laboratorio, però in generale è necessario che al suolo vi sia un rivestimento antiriflettente.